A tre giorni dalle europee, sfida finale in TV e nelle piazze. Se non mi lasciano fare le riforme, il mio progetto è fallito e vado a casa, dice Renzi, sicuro di vincere il suo derby con il Movimento 5 Stelle. Resto anche se il PD va sotto il 30%, conferma il Premier, che esclude, anche in caso di sconfitta, di allargare la maggioranza a Forza Italia. Un governo largamente inadeguato, di dilettanti allo sbaraglio, così Berlusconi ad omnibus che attacca a tutto campo. Dio ci scampi, dice, da una vittoria di Grillo. E poi conferma l'ipotesi di elezioni anticipate, al massimo entro 18 mesi in caso di successo dei 5 Stelle. Il leader di Forza Italia smentisce inoltre la discesa in politica della figlia Marina. Regno Unito e Olanda aprono oggi per primi le urne per il rinnovo del Parlamento europeo. 400 milioni di cittadini dei 28 paesi dell'Unione dovranno scegliere i 751 deputati che li rappresenteranno nei prossimi 5 anni. Crescono però i timori di una forte deriva euroscettica e populista e per questo le borse ne risentono. Indagato per aggiotaggio l'amministratore delegato di Unipol SAI, la cui sede bolognese è stata perquisita. L'ambito è l'inchiesta sui presunti illeciti nelle operazioni di fusione dei due gruppi, quelli che appunto hanno dato vita al colosso delle assicurazioni. Contemporaneamente anche 7 arresti per una truffa milionaria ai danni del gruppo bancario Carige. Domiciliare è finito Berneschi, vicepresidente dell'Associazione Bancaria Italiana, per fatti avvenuti quando era presidente del CDA appunto della stessa Carige. Scaiola è nella bufera per il caso della mancata scorta al giuslavorista Marco Biagi, assassinato 12 anni fa dalle BR, omicidio per omissione, l'ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura di Bologna, che ha riaperto il caso. Il capo della segreteria del Viminale, Sacconi, Maroni e Parisi, confermano le richieste ignorate dall'allora ministro Scaiola proprio affinché concedesse la scorta di protezione a Biagi. Buongiorno a tutti, bentrovati dal telegiornale. Dunque mancano 3 giorni al voto, sono gli ultimi scampoli di questa campagna elettorale cui toni, lo avete sentito e visto negli ultimi giorni, sono sempre più accesi. Il tour de force dei 3 candidati, praticamente sono le elezioni si sono concentrate sui 3 leader, sulla lotta tra i 3 leader, va avanti come un tour de force non soltanto nelle piazze ma anche in TV. Come detto, infatti, queste elezioni sono considerate più che elezioni europee un po' da tutti come un test sia per le diverse forze politiche sia per l'operato del governo, e non a caso il presidente del Consiglio Renzi questa mattina è tornato proprio sulle conseguenze possibili del prossimo voto che potrebbero avere sul suo esecutivo. Radio, TV, piazze ed anche Twitter. Il presidente del Consiglio segretario del PD, che non ha voluto il nome nel simbolo, sul voto europeo ci mette la faccia. La partita significa molto. Un derby, torna a scrivere Renzi su Twitter, tra rabbia e speranza, protesta e proposta, vaffa ed idee. Sicuro di vincere, il Premier, da Radio Anch'io, chiarisce quelli che considera i termini della sfida. Un anno fa hanno visto Bersani prendere il 25%. È evidente che se noi andassimo sotto queste cifre vorrebbe dire che il PD ha nettamente perso. Quando è che il PD vince? Se prende più del 30, non credo che sia un problema di percentuale, anche se sono convinto che possiamo fare davvero un grande risultato. Ma anche in caso di insuccesso non sono previste ripercussioni sulla tenuta del governo, il paletto di Renzi. Il voto europeo, insomma, non è un test politico. Il Premier non raccoglie il guanto di sfida lanciato da Grillo. Dovesse andar male, non sono nemmeno previsti allargamenti della maggioranza, niente larghe intese come invece fa intendere Berlusconi. Con tutti vogliamo fare le riforme, il governo è un'altra cosa, la spiegazione di Renzi. Parliamo di cose serie, replica invece sull'ipotesi avanzata da Casaleggio che insieme a Grillo possano diventare ministri di un governo 5 Stelle. In un solo caso Renzi sostiene di essere pronto a farsi da parte senza indugi. Se non mi fanno fare le riforme, certo. Allora sì che è fallito il mio progetto e che vado a casa. Se fallisco è colpa mia, senza alibi, aggiunge. In realtà, nell'intervista pubblicata questa mattina dal Fatto Quotidiano, deve ammettere che proprio sulle riforme il terreno sta diventando pericolosamente scivoloso. Non sono stati rispettati i tempi, riconosce, ma quella delle date, spiega, è una tattica necessaria per forzare le resistenze di un Parlamento che non è il mio. O lo metto in forcing o non tocco palla, la metafora calcistica. Diverso invece il discorso sugli 80 euro. Non ho la bacchetta magica, ma resteranno sicuramente anche nel 2015 l'impegno. Poco da fare invece sulla riduzione degli F-35. Sono stati siglati patti che è complicato modificare.
Invece dall'opposizione Berlusconi torna ad attaccare il governo, che definisce largamente inadeguato, fatto di dilettanti allo sbaraglio. E poi non solo, si dice pronto, cioè si è convinto che la prossima legislatura, che questa legislatura non andrà comunque avanti fino al 2018. E proprio dai nostri studi, sentite. Io vedo prima di tutto il pericolo, se poi questo pericolo dovesse realizzarsi perché il Movimento 5 Stelle prevalesse sugli altri partiti, beh, allora ci sarebbe da pensare bene a quale potrebbe essere la reazione più efficace. E lasciamo a quel momento di fare questa analisi. Silvio Berlusconi sembra avere un'unica certezza, che il pericolo non è lo spread di Nuovo Agitato, ma solo Beppe Grillo, associato alla mente del movimento Gianroberto Casaleggio. Berlusconi continua a paragonarli a Hitler, speculano sulla disperazione degli italiani, fanno discorsi autoritari, certo che possono arrivare primi, dice nello studio di Omnibus. Condito qua e là di riletture storiche di Hannah Arendt, dei discorsi del Führer, di paralleli con la Repubblica di Weimar, se il bersaglio fisso è Grillo, tutto il resto è aperto. Possibile qualsiasi scenario per il dopo europeo, dove pure sarà solo il PPE, dice Berlusconi, a contare davvero. Così da una parte Berlusconi spiega che Renzi ha detto ai suoi che la legislatura durerà fino al 2018 solo per potersi catapultare a Palazzo Chigi, ma che questo non sarà possibile perché il suo governo non è stato eletto. E dall'altra però che se vince Grillo, Dio ce ne scampi, dice Berlusconi, le elezioni anticipate potrebbero essere rischiose, dunque chissà, magari fare fronte comune e anche pensare a un'alleanza di governo con il PD renziano. Tutto possibile ancora per poche ore, compreso tenersi in bilico fra il sì al patto sulle riforme siglato al Nazareno e lo strappo su una riforma del Senato che, dice Berlusconi, è un pasticcio. Non piace a nessuno, Renzi ha voluto imporre il testo del governo, un governo fatto di dilettanti allo sbaraglio, non in grado di rispondere alla situazione economica. Il capo dello Stato resta nel mirino di Berlusconi, ma con più cautele. Lasciamo alla storia di dare il suo giudizio. Napolitano ha partecipato al colpo di Stato del 2011 per far cadere il governo Berlusconi alla linea dell'ex premier, ma ne ho avuto le prove solo dopo averlo rieletto al Quirinale, dice, e poi pensavo che sarebbe rimasto solo per un po'. Inutile chiedere se ci sia già un accordo con Renzi per il successore, gli ho detto solo che il prossimo presidente deve essere eletto dai cittadini. Quanto al partito Forza Italia, Berlusconi vuole un modello costruito su community, facce nuove, anche se i vecchi resistono, ma non può essere sua figlia Marina il leader. Guardi, io escludo la possibilità che un mio figlio mi sostituisca eventualmente, intanto perché i leader, se li sceglie la gente, deve non solo stimarli ma anche amarli, quindi è tutto un processo che deve divenire. Domani alle 18 Berlusconi parteciperà alla chiusura della campagna elettorale a Milano, sabato invece sarà ai servizi sociali a Cesano Boscone. Finalmente ritornare in quell'oasi di pace dove sono adorato dalle mie vecchiette e magari farmi dare una camera e restare lì a lungo. A proposito di figli di Silvio Berlusconi, proprio poco fa è stata richiesta nell'ambito del processo Mediatrade 3 anni e 2 mesi per Silvio Berlusconi. Questa è una notizia appena arrivata, dicevamo, di questa campagna elettorale che si è caratterizzata come uno scontro, l'avete sentito anche dalle dichiarazioni, sempre più a tre. Dall'altra parte c'è, oltre a Renzi e Berlusconi, Grillo, che ha deciso di fare il suo comizio ieri sera proprio, diciamo così, nella Tana del Lupo, cioè nella città di Renzi, a Firenze. In realtà durante il comizio non l'ha mai nominato direttamente il Presidente del Consiglio, si è rivolto a lui soltanto parlando, definendolo ex sindaco, però non ha rinunciato ad attaccarlo per una condanna dell'erario passata proprio a carico di Renzi. Sentiamo. È ancora forte l'eco della partita giocata in casa di Renzi ieri sera a Firenze. Grillo portato in braccio sul palco dal deputato Alessandro Di Battista. Grillo che si intesta all'eredità morale di Berlinguer rispetto ad un PD a suo dire rappresentato da figli di massoni e non da operai. Grillo è certo di vincere straordinariamente le europee. Siamo il primo movimento politico in Italia e poi dà del delinquente a tutti, se stesso compreso. E siamo tre delinquenti perché c'è anche una condanna sull'erario del vostro ex sindaco. Ma io non voglio parlare del nulla, vorrei parlarvi di che cosa sta succedendo veramente. Poi Grillo torna sul paragone con Hitler, che tante polemiche aveva provocato. E spaventano quelli della mia età, gli anziani, state attenti che arriva Grillo, che è cattivo, è Hitler. E io dico, sono oltre Hitler, siamo oltre Hitler, siamo Charlie Chaplin.
Grillo punta ad espugnare Firenze, portare al ballottaggio Nardella, fedelissimo di Renzi. Andremo sicuramente al ballottaggio, annuncia da giorni, perché Dario Nardella esprime politicamente la sua perfetta continuità con Renzi. Nessuna parola invece sul caso di ieri, l'intervista al Fatto Quotidiano, in cui Casaleggio ipotizzava un ruolo di governo per se stesso e per Grillo. Parole poi smentite ufficialmente sul blog dai due cofondatori del movimento. Dunque bisogna ricordarlo, queste elezioni appunto oltre ad essere una bagarre a tre sono in realtà elezioni europee, perché i cittadini dell'Unione devono scegliere i parlamentari, 751 che li rappresenteranno al Parlamento per i prossimi 5 anni. Queste elezioni sono di fatto già cominciate oggi in 2 paesi dell'Unione, in Gran Bretagna e in Olanda, e sono elezioni molto importanti perché ci sono, come sapete, fortissime tensioni e movimenti euroscettici e populisti che rischiano questa volta di raggiungere un risultato davvero storico. Si apre oggi la maratona elettorale europea. Paesi Bassi e Regno Unito sono i primi dei 28 stati dell'Unione in cui 400 milioni di cittadini potranno esprimere il proprio voto. Obiettivo: scegliere tra gli oltre 16.000 candidati dei 953 tra partiti e liste i 751 deputati dell'Europarlamento di Strasburgo che li rappresenteranno per i prossimi 5 anni. In Olanda i seggi sono aperti da stamani alle 6.30, da un'ora dopo in Gran Bretagna. La partita si gioca nell'arco di 4 giorni e a chiuderla sarà l'Italia, dove si voterà domenica dalle 7 alle 23. Quasi ovunque è prevista una forte avanzata degli euroscettici, così come una scarsa affluenza alle urne, intorno al 30-35%, quella attesa per Regno Unito e Paesi Bassi. Stavolta però sembra che i sudditi britannici siano spinti a votare soprattutto dai sondaggi, che vedono in vantaggio lo United Kingdom Independence Party di Nigel Farage, euroscettico ed anti-immigrazione. Le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto lo danno al 32%, 5 punti in più rispetto ad aprile davanti ai laburisti, con il 27%, 3 punti in meno del mese scorso, e ai conservatori del Premier David Cameron al 23%. In questa tornata elettorale, oltre i 73 rappresentanti della Gran Bretagna al Parlamento Comune, verranno rinnovati 161 consigli municipali in Inghilterra e 11 in Irlanda del Nord. I risultati sono attesi rispettivamente per domani e per sabato. Nei Paesi Bassi, che votano per eleggere 26 deputati, i primi exit poll sono attesi già per stasera. A quanto pare, i principali partiti liberali sarebbero in testa con un consenso tra il 15 ed il 18%, seguiti dal partito degli euroscettici, di Geert Wilders, che, nato nel 2004, ha stretto un patto con il Front National di Marine Le Pen. Front National che in Francia potrebbe trionfare. I protagonisti di queste elezioni europee, è evidente, sono i populisti, movimenti estremamente eterogenei. A Parigi, come a Londra, con l'United Kingdom Independence Party che cresce, ma anche in altre nazioni dove potrebbero guadagnare tantissimi voti. I liberali in Austria, i fiamminghi in Belgio, lo Jobbik in Ungheria. Vedremo se i 5 Stelle italiani registreranno lo stesso successo. Mentre noi parliamo di elezioni, dobbiamo darvi conto anche di una nuova, anzi di due nuove bufere giudiziarie che sono avvenute questa mattina. La Guardia di Finanza infatti ha perquisito la sede bolognese di Unipol Sai su indicazione della magistratura, perché l'ipotesi è che ci siano state delle imprecisioni, dei presunti illeciti proprio nell'operazione di fusione che ha portato alla nascita del colosso delle assicurazioni Unipol Sai. Ed è stato indagato per aggiotaggio anche la D di Unipol Sai, l'amministratore delegato Cimbri. Contemporaneamente la Guardia di Finanza ha anche eseguito degli arresti, questa volta invece in un istituto bancario, la Carige di Genova, ed è stato finito ai domiciliari, tra queste 7 persone, anche il vicepresidente dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, Berneschi. Carlo Cimbri, l'amministratore delegato di Unipol Sai, la compagnia di assicurazione con 10 milioni di clienti, è indagato per aggiotaggio dalla Procura di Milano. Stamani il PM Luigi Orsi, titolare dell'inchiesta su presunti illeciti compiuti nell'operazione di fusione tra Unipol Assicurazioni, Premafin, Milano Assicurazioni e Fondiaria Spa, che ha dato appunto vita alla compagnia Unipol Sai, ha mandato gli agenti della Guardia di Finanza nella sede bolognese del gruppo con l'ordine di acquisire gli uffici. La nascita di Unipol Sai, dopo una lunga e complicata gestazione, ricordiamolo, si è conclusa lo scorso 31 dicembre e la compagnia è quotata a Piazza Affari a Milano. Sono finiti sotto la lente della procura milanese con la stessa ipotesi di reato anche gli altri 3 manager, Roberto Giai alla guida di Premafin, Fabio Cerchiai, ex presidente del CDA di Milano Assicurazioni, e Vanes Galanti, ex presidente del CDA di Unipol Assicurazioni. La notizia
ha fatto crollare il titolo in borsa, che a metà mattinata ha perso il 4%. Da Bologna ci spostiamo a Genova, dove la procura ligure ha arrestato 7 persone nell'ambito di un'inchiesta ipotesi di reato truffa relativa a Carige, la cassa di risparmio del capoluogo. Ordini di arresto per alcuni professionisti e imprenditori immobiliari, oltre a Giovanni Berneschi, ex presidente del CDA di Banca Carige e attuale vicepresidente dell'ABI e della cassa di risparmio di Carrara. Berneschi è ai domiciliari insieme all'ex amministratore di Carige Vita Nuova, Ferdinando Menconi. Secondo la procura di Genova, gli indagati si sarebbero appropriati di fondi della cassa della società assicurativa Carige Vita. Il meccanismo prevedeva la compravendita di immobili o di quote di società a prezzo decisamente superiore a quello di mercato. Grazie a questo sistema, gli indagati avrebbero portato in Svizzera 22 milioni di euro reinvestiti in operazioni immobiliari in territorio elvetico. I beni venivano poi intestati agli allora amministratori di Carige. L'indagine, partita in seguito ad una relazione della Banca d'Italia, si annuncia complessa e di ampia portata. Secondo la procura di Genova, Berneschi, assieme a Menconi, sarebbe a capo di un vero e proprio comitato d'affari che pianificava le operazioni illecite. E non si ferma la bufera giudiziaria neanche a carico dell'ex ministro dell'Interno Scajola. Sapete, la procura di Bologna ha riaperto l'inchiesta sulla morte del professore, il giuslavorista Marco Biagi, che è stato ucciso dalle 9 BR 12 anni fa, e sta procedendo, indagando contro ignoti per l'ipotesi di reato e omicidio per omissione. Sono però molte le testimonianze che chiamano in causa Scajola proprio per la mancanza protezione nei confronti di Marco Biagi. Non solo Luciano Zocchi, ex capo della segreteria di Claudio Scajola al Viminale, ma anche il governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, all'epoca dei fatti ministro del welfare, e l'allora direttore generale di Confindustria, Stefano Parisi, segnalarono la necessità di ripristinare la scorta a Marco Biagi. Sono stato io a scrivere una lettera al ministro dell'Interno, chiedevo di estendere la scorta a Biagi anche a Bologna, dove viveva, ha rivelato Maroni. Proprio a Maroni il giuslavorista aveva scritto poco tempo prima di essere ucciso dalle BR, il 19 marzo 2002. Se dovesse accadermi qualcosa, desidero si sappia che avevo inutilmente informato le autorità di queste ripetute telefonate minatorie senza che venissero presi provvedimenti. Un presentimento, una richiesta d'aiuto, quella di Biagi, che spinse Maroni a sollecitare il ripristino della scorta. Uno scritto che è stato ritrovato dalla finanza nei documenti di Scajola, carte che facevano parte dell'archivio segreto dell'ex ministro e che sono state scoperte casualmente nel corso delle indagini che hanno portato all'arresto di Scajola per aver favorito la latitanza dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena. La lettera di Maroni risultava vidimata da Scajola, malgrado quest'ultimo abbia sempre negato di essere stato messo a conoscenza dei rischi che correva Biagi. Ma il suo segretario personale, Luciano Zocchi, ha raccontato agli inquirenti che a intercedere presso Scajola perché abbia fosse ripristinata la scorta fu anche l'onorevole Maurizio Sacconi, allora sottosegretario al lavoro. Il 15 marzo 2002 consegnai due lettere all'allora ministro dell'Interno, rivela Zocchi, una di Sacconi e l'altra del direttore generale di Confindustria Parisi, perché fosse data la scorta al giuslavorista bolognese. Scajola le lesse entrambe. La procura di Bologna ha deciso di aprire una nuova inchiesta e di procedere con l'accusa di omicidio per omissione. Marco Biagi era stato messo sotto protezione nel 2000, protezione revocata un anno dopo e mai più concessa. Negli ultimi giorni si è parlato molto anche della Procura di Milano, in realtà non tanto per le inchieste quanto per un presunto scontro al suo interno tra il procuratore Bruti Liberati e il suo vice Robledo. Ieri i PM hanno pubblicamente, con una lettera pubblica, dichiarato che non c'è nessuno scontro, ma oggi la questione torna al CSM. Il giorno dopo la lettera dei 62 pubblici ministeri di Milano che negano che la procura sia dilaniata da contrapposizioni interne, il procuratore aggiunto Alberto Nobili si presenta al CSM per l'audizione sullo scontro fra il capo dell'ufficio Bruti Liberati e uno dei suoi vice, Robledo. Proprio Robledo aveva chiesto che Nobili fosse sentito dal Consiglio sull'assegnazione dell'inchiesta Rubbia alla Boccassini. Robledo, in una lettera inviata lunedì scorso a Palazzo dei Marescialli, ha sostenuto che non è vero, come ha detto Bruti, che il fascicolo era stato dato alla Boccassini col consenso di Nobili.
Sull'audizione di Nobili il CSM si è spaccato. La settima commissione ha deciso di ascoltarlo. La prima, che si occupa degli esposti e delle incompatibilità dei magistrati, no. Nobili è uno dei pubblici ministeri che ieri hanno firmato il documento sullo scontro in procura e hanno chiesto al Consiglio di arrivare rapidamente a una conclusione. La lettera, scritta dal magistrato Armando Spataro, che proprio ieri è stato nominato procuratore capo a Torino, è stata condivisa dal 90% dei pubblici ministeri. Contesta, come si legge, la rappresentazione mediatica di una procura dilaniata e respinge ogni tentativo di delegittimazione che rischia di danneggiarne la credibilità e di comprometterne l'efficacia. Rivendica i riscontri avuti in tutti i gradi di giudizio dalle indagini condotte dalla procura. Mancano le firme dei diretti interessati, Bruti, Robledo e Boccassini. Spataro e l'altro promotore, Pomarici, oggi hanno chiarito che l'iniziativa non era né a favore di Bruti né di Robledo, smentendo la Repubblica che li aveva schierati con Bruti. Il documento, sostengono, voleva solo difendere la credibilità dell'ufficio. La lettera arriva dopo mesi di veleno fra i vertici del quarto piano del Palazzo di Giustizia. Nell'esposto di Robledo si risale al 2010, l'inizio dello scontro sui compiti del magistrato che era stato appena messo a capo del pool per i reati contro la pubblica amministrazione. Robledo aveva già allora denunciato che Bruti gli aveva risposto durante un colloquio che era stato nominato per un solo voto di Magistratura Democratica e che avrebbe potuto dire a uno dei suoi colleghi che Robledo mi rompeva i coglioni e di andare a fare la pipì in quel momento. Al CSM sono stati prodotti documenti su tutte le inchieste più importanti degli ultimi anni, Rubi, San Raffaele, SEA, Expo, la cui titolarità è stata contesa a colpi di carte. Bruti ha accusato Robledo di aver intralciato l'indagine su Expo. Robledo ha accusato invece due volte il suo capo di aver mentito al CSM. Al Consiglio sono stati praticamente convocati tutti i magistrati più importanti dell'ufficio, non solo Bruti e Robledo, ma anche il procuratore generale Minale, la Boccassini, Francesco Greco, Ferdinando Pomarici e stamattina appunto Nobili. Vediamo le notizie dall'estero. Nelle ultime edizioni del nostro telegiornale vi abbiamo raccontato di questo storico, clamoroso accordo tra Pechino e Mosca per le forniture di gas, un accordo da 400 miliardi di dollari per i prossimi 30 anni. Ebbene, il colosso cinese però in queste stesse ore deve anche fare i conti con la piaga del terrorismo per le spinte secessionisti degli Uiguri. In particolare nella zona dello Xinjiang, infatti, c'è stato un nuovo attentato con oltre 30 morti, che è il più grave, peraltro, proprio degli ultimi anni. È il bilancio peggiore dai disordini del 2009, quando nella regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina occidentale, persero la vita 200 persone. Più di 30 vittime e una novantina i feriti. Nel centro di Urumqi, la capitale dell'etnia linguistica turco-musulmana degli Uiguri, questa mattina un gruppo di terroristi a bordo di due automobili ha assaltato un mercato lanciando bombe a mano. Una dozzina almeno sarebbero state le esplosioni, secondo i testimoni. Per il momento non ci sono rivendicazioni, ma stando alle autorità locali l'attentato è da ricondurre all'attività dell'estremismo secessionista uiguro in lotta contro il governo centrale di Pechino per l'indipendenza. Come sempre in casi simili la censura cinese ha bloccato la diffusione delle immagini dell'accaduto. Le pochissime foto da Urumqi mostrano unicamente controlli della polizia, ambulanze e i mezzi dei pompieri. A fine aprile era stata presa di mira la stazione ferroviaria della città. Nell'esplosione di un ordigno erano morte 3 persone. Nell'ottobre scorso l'assalto nella piazza Tiananmen di Pechino di un SUV schiantatosi contro le mura della città proibita sotto il gigantesco ritratto di Mao era stato attribuito al terrorismo musulmano dello Xinjiang e 2 giorni fa i tribunali della regione hanno condannato con pene diverse 39 persone accusate di appartenere a gruppi terroristici. L'attività indipendentista uigura va avanti dai primi del Novecento, per 2 volte è riuscita a dare vita alla cosiddetta Repubblica del Turkestan Orientale, annessa nel 1949 alla Repubblica Popolare Cinese. Oggi l'Organizzazione per la Liberazione del Turkestan è inserita nella lista dei gruppi terroristici internazionali e dal 2001 la lotta globale all'estremismo islamico ha spinto il governo di Pechino ad intensificare la repressione nello Xinjiang. E veniamo a notizie sportive, proseguono gli allenamenti degli azzurri in vista del mondiale, azzurri che si sono dimostrati tutti molto solidali con il collega Balotelli, vittima dell'ultimo ennesimo episodio odioso di razzismo.
La forza del gruppo, il noi davanti all'interesse personale, un'operazione necessaria per superare le difficoltà e aiutare chi ha bisogno di un sostegno. Così gli azzurri si compattano con Balotelli dopo l'insulto isolato di ieri. Mario è stato tranquillissimo, non ha espresso niente, non ha detto una parola, ha continuato a fare il suo lavoro e quindi tutto quello che ci siamo detti su questa cosa l'ha rispettata alla grande. Un piccolo sfogo con qualche compagno, ma Balotelli non ha perso la calma e si è fermato poi per gli autografi ai bambini presenti a Coverciano. Il CT ha voluto sottolineare gli applausi per il centravanti. Un caso isolato non fa notizia. Piuttosto deve essere alta la soglia della fatica, perché i carichi di lavoro non scherzano. Oltre agli esercizi fisico-atletici, ci sono quelli nella criosauna, che riproduce le stesse condizioni del Brasile. Il primo aspetto per la selezione dei 23 sarà proprio quello della tenuta fisica, perché si teme moltissimo il caldo umido. Gli azzurri lo sanno e il 2 giugno 7 di loro resteranno a casa. In attacco 2 punte sono di troppo e le variabili tante. La rinuncia a Girardino, sempre presente con Prandelli, ha fatto capire che il CT punta sulla mobilità. Potrebbe sembrare ironico, avendo il capocannoniere del campionato che si chiama Immobile, ma che ha dimostrato di garantire alla squadra la profondità. Antonio Cassano è il veterano, anche se non ha mai giocato al Mondiale e non è mai stato così in forma. Rossi è a rischio per motivi fisici. Da oggi 3 giorni di libertà con Montolivo e Immobile, attesi dal matrimonio. Prendiamo solo qualche istante e poi dopo la pubblicità tutti gli aggiornamenti. Eccoci nuovi in diretta. Allora, l'aggiornamento in parte ve l'ho già dato nel corso del telegiornale. È finita la requisitoria del PM di Milano De Pasquale, parliamo del processo Mediatrade. Il PM ha chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi di carcere per il vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Confalonieri, a 3 anni e 4 mesi per il presidente della stessa presidente della stessa società Fedele Confalonieri. Appunto, il processo e il processo Mediatrade, entrambi sono accusati di frode fiscale. Io per ora mi fermo qui, lascio la parola come sempre a Caterina Bizzarri per il nostro TG Cronache, dove vedremo un servizio molto interessante, perché forse sta cambiando qualcosa di importante nella lotta alla camorra, in particolare al gruppo dei Casalesi, perché c'è un pentito eccellente. A tra pochissimo.